Uno, due, tre, vai. Allora, cari amici, come abbiamo preannunciato questa mattina, noi abbiamo intenzione di parlare di alcune cose piuttosto interessanti. Tra le varie proposte che ho fatto, l'amico Orazio, era d'accordo sulla necessità di parlare di un personaggio piuttosto notevole, che evidentemente ha lasciato, come dire, un segno nella storia dell'Italia, perché noi dobbiamo parlare dell'Italia, siccome il Sacro Soglio, alias la nazione benedetta, cioè lo Stato che noi oggi chiamiamo della Città del Vaticano, ma prima si chiamava lo Stato della Stato, Chiesa. no, no, non si chiamava lo Stato della Chiesa. Lo Stato pontificale. Vabbè, stato pontificio, uguale. Esatto. E beh, ma no, perché è del pontefice. È il pontefice l'identificazione con lo Stato. Il pontefice è lo Stato e il pontefice fa le leggi e impone È l'applicazione di l'autorità tutte le autorità assoluta all'interno dello Stato del Vaticano. leggi. Esattamente, perché ovviamente è figlio di Dio, è il Dio stesso. Attenzione, il Dio con la I davanti, va bene? Allora, tra tutte le personalità più significative della storia dello Stato Pontificio abbiamo le annotazioni di Mastro Titta, carnefice romano, supplizi e suppliziati, giustizie eseguite da Giovan Battista Bugatti, che non era l'inventore dell'auto Bugatti, ricordiamoci bene, ma era uno squartatore di esseri umani, con la benedizione, ben inteso, del Papa e dal suo successore. 1796-1870, questo personaggio che ha avuto la possibilità di continuare a lavorare perché aveva del materiale umano su cui operare, perché gliel'avevano dato i preti, i santi uomini della Chiesa, sia se vestiti di bianco, di nero, di blu o di celeste. E questo qui appunto è andato in pensione agli 80 anni inoltrati. Ma io in questo libro, mi dispiace che tu non puoi vedere, ci ho messo anche un ritaglio di un giornale, niente un po' di meno che L'Osservatore Romano. il Messaggero Ah. del 5 agosto 2014. Perché? Perché c'era una mostra delle torture, degli strumenti di tortura e delle torture quindi inflitti a Beatrice Cenci e a Cagliostro. Questa mostra Dove noi appare. siamo andati a frugugliare anche in passato. Noi siamo andati a fare un paio di video davanti alla porta da cui uscì l'infelice Beatrice, che tutto era fuorché Beatrice, e perché non era Beatrice nemmeno la Beatrice di Dante, oltretutto, no? E per quanto riguarda Cagliostro, ne abbiamo già parlato più di una volta. No, la cosa strana è che Beatrice Cenci, mi è venuto in mente adesso, era stata designata come santificante, santificanda già un po' di secoli fa, e poi però non l'hanno mai santificata, chissà perché. Beh, che vuoi fare? C'è chi può e chi non può, c'è chi sì e c'è chi no, come ci insegna la storia del mondo, oltre che la storia dell'ultramondo. Dai depositi di Castel Sant'Angelo riaffiorano molti oggetti usati dai carcerieri del
del conte e della giovane decapitata nel 1599. Quindi siamo alle porte del sacrificio di Giordano Bruno. E non a caso noi ci siamo appunto soffermati più di una volta davanti perché c'è un'affinità porta temporanea, cronologica oltretutto. Esattamente. E quando siamo andati per manifestare il 17 di febbraio, i pari 17 di febbraio, il ricordo del grande filosofo, pensatore, del grandissimo uomo di religione, Giordano Bruno, noi ci siamo fermati, gli amici lo possono vedere, facendo dei video proprio dalla porta dove è uscita Beatrice Cenci per poter raggiungere la fine delle sue sofferenze. Ecco. Oh, la cosa interessante di questo articolo, mi dispiace che tu non lo possa vedere, è che a vedere il sacrificio della Cenci c'era anche un personaggio ultra importante che si trovava lì all'epoca e vedi caso. Dunque, si chiamava Caravaggio. Ah, sì, è vero. Era contemporaneo e era a Roma in quel periodo là, è vero. Tanto è vero che un'immagine di donna, di bella donna, sofferente, con una specie di turbante in testa, è un'immagine che ha fatto Caravaggio, ma non è detto che questa immagine sia quella reale di Beatrice Cenci. Lui probabilmente si è ispirato alla faccia di Beatrice Cenci per una delle sue tante meravigliose opere. C'è un altro aspetto che io voglio sempre sottolineare. Ad attrarre l'attenzione nell'allestimento curato dalla direttrice Maria Piccarreta è la piccola chiave femmina riferita alla porta della prigionia di Beatrice Cenci a Petrella Salto, paese che si trova praticamente sui bordi del lago del Salto, nel cuore del Cicolano, che è a sua volta il cuore del Reatino, dove era stata segregata dal padre in un piccolo castello detto La Rocca, all'epoca proprietà dei Colonna. Il padre stupratore, non dimentichiamolo. Sì, ne abusava. All'epoca questa rocchetta era di proprietà dei Colonna, ma nel Regno di Napoli, perché all'epoca quell'area lì era del Regno di Napoli. E questo ci serva per dire, con la matrigna Lucrezia, quindi sia Beatrice che la matrigna Lucrezia furono relegate in quel castello nel 1595. Chiave che sarà ritrovata negli scavi della cappella gentilizia della Rocca dove si consumò l'omicidio. L'omicidio del padre. Quindi l'omicidio non è avvenuto come io pensavo. Bisogna dire che Beatrice Cenci ci ha provato almeno 3 volte ad ammazzare il padre. Ha sempre detto male. La terza finalmente è riuscita. E meno male. È anche d'accordo con uno dei fratelli, se mi ricordo bene. Sì, tant'è vero che poveraccio, il fratello fu portato alla morte, seduto su un somaro e torturato con delle pinze infuocate. Tanto per dire quanto sono buoni i preti. No, ma bisogna ricordare
che tutto questo casino gira alla ricchezza delle famiglie Cenci, che solo sulla via Appia, vicino a dove adesso c'è il parco archeologico dell'Appia, lì la famiglia Cenci aveva, mi sembra di ricordar bene, 9.000 ettari di terreno, una tenuta di 9.000 ettari di terreno, oltre a palazzi dentro Roma e beni vari in giro, che facevano molto comodo e molto gola a Alessandro VI Borgia. Esattamente, ma sai, i Borgia sono delle pie persone, abbiamo sempre saputo che sono delle pie persone. Ma non solo i Borgia, anche ad altre famiglie nobili papaline, con anche Colonna, anche Colonna non erano esenti, non con loro, ma in altre occasioni. Ecco. Ci coglie l'obbligo di specificare alcune cose. Intanto io dimentico di questo articolo, ero convinto che il delitto si fosse svolto a Orvinio. No, che è da quelle parti, invece no, si è svolto proprio qui nel cuore del Cipolano, praticamente. L'altro aspetto interessante è questo, un sottarticolo che è intitolato L'interrogatorio. Con la chiave a cuore compaiono gli attrezzi del tratto di corda con cui venne torturata la ragazza durante l'interrogatorio, che poi lì quello era lo spogliatoio di certe sessualità represse di questi preti, i quali, non potendo per obblighi divini violentare queste belle ragazze, le sottoponevano a delle torture con le quali tra l'altro avevano la possibilità di ammirare le grazie sessuali di queste ragazze stesse, e queste cose le dobbiamo dire perché non le vuole dire nessuno, come in assolutamente tutti, vero, come tutte le critiche che vengono fatte oggi a questo sistema, a questo sistema di farabutti, di cui io poi in un secondo tempo voglio parlare, perché in un secondo video, che io spero che noi faremo quanto prima, bisogna parlare di un qualcosa che io ho, sul quale io già avevo accennato, è quel libro che riguarda l'esibizione di delinquenza che c'è stata negli ultimi 15-20 anni in Italia. Perché se noi non andiamo a leggere una per una tutte queste vicende, non riusciamo a capire quale livello di delinquenza è stata sottoposta la popolazione italiana, dove ci sono nomi, cognomi e quant'altro. Allora, su questo argomento, intanto voglio ripetere, vado a prendere un momento, ce l'ho qui a portata di mano, il libro. Che è intitolato La fine di Berlusconia. Interessante. Dove praticamente, assieme a Berlusconi, che è soltanto un personaggio in questa corte dei miracoli, ci sono un'infinità di personalità che hanno rovinato la politica nazionale italiana. Il libro è di Gianmarco Serra, prefazione di Elio Veltri, contributi di Marco Ottanelli, Marco Sedda e David De Jong. Sottotitoli: I 104 uomini politici con problemi giudiziari. 104.
il segreto di Stato su 10. Uno su 10 in Parlamento, praticamente. Ma uno con problemi giudiziari, gente, certo, che sta sotto, che stava sotto processo. Certo. Il segreto di Stato su Villa Certosa. Fininvest vista dall'Olanda. Bibliografia sull'Italia berlusconiana. Qui c'è in questo libro, che fu edito dalle edizioni Malatempora, e disgraziatamente per noi l'editore, che io conoscevo molto bene, morì di un tumoraccio, e qui c'è una raccolta di tutti i libri più importanti con un sunto di ciascuno di questi libri su tutto questo enorme, incredibile faldone di libri su tutto questo periodo di un ventennio. E la cosa più interessante è appunto come vedere la quantità di libri che sono stati scritti, con una descrizione dettagliata dei crimini fatti da questi uomini politici, dalla politica italiana in generale, che non è solo di ossequio alla volontà della finanza d'oltreoceano, è proprio per delinquenza naturale di queste persone. C'è un libro, ci sono una serie di opere, ad esempio, di Flamini, di Sergio Flamini. Flamini, sì. Che ha trattato doviziosamente i vari argomenti, compresi gli argomenti relativi a Moro e a tutto il resto. Noi abbiamo passato, siamo passati attraverso un periodo che, qualora in Italia si arrivasse a un chiarimento, sarebbe considerato un periodo molto più complicato e molto più complesso di quello durante la guerra civile 43-45. E anche a livello di stragi non ci sono andati tranquilli, eh. Ah, lo so. Ti volevo dire, che stavamo parlando di Mastro Titta. Siamo slittati in continuazione. Eh sì, dobbiamo parlare di queste cose collaterali. Finisco questa frase che volevo leggere. La crudeltà del metodo è evocata, per esempio, nel film sul pittore spagnolo Goya, L'ultimo inquisitore. Volevo leggere questa frase perché mi colpì moltissimo quel film, ambientato all'epoca di Goya. È come se il Goya fosse stato un involontario testimone di queste strane vicende che sono avvenute in Spagna all'epoca in cui gli inquisitori furono cacciati dai rivoluzionari francesi. Poi però cos'è successo? È successo che i francesi sono dovuti scappare e sono ritornati gli inquisitori. Il film è veramente consigliabile. A me mi ha uno dei pochissimi film che sono andato a vedere perché me ne avevano parlato molto bene e mi ha lasciato piuttosto scombussolato, devo dire. Comunque lo consiglio eventualmente agli amici. Le restaurazioni sono sempre molto vendicative. Sì, ma qui non si tratta solo di restaurazioni, si tratta anche di quello che hanno fatto i francesi quando sono andati in quei posti. Ah, non è che ci andano per il sottile neanche i francesi, neppure qua a Roma. Qua a Roma, leggevo qualche tempo fa, nel circondario fra Civitavecchia e Roma, quando assalirono la prima volta, era nel 1799 mi pare, no? Che arrivarono a Roma e trovarono le difese dell'esercito papalino, per rifornirsi di vettovaglie, questa è una storia minore, ma è anche quella
altrettanto importante della storiografia ufficiale, andarono qua nei paesi del Viterbese, fra la provincia di Roma e di Viterbo, e saccheggiarono e depredarono tutto quello che c'era di disponibile sul territorio, ammazzando persone che, del tutto inermi, inconsapevoli della vicenda che li coinvolgeva, e che erano lì solo a difesa dei loro beni, della sopravvivenza della loro famiglia. E ai francesi di questo non gliene fregava un cazzo, capito? Non è stata la prima volta, perché i francesi si comportarono così anche quando lasciarono Napoli, poi preda delle vendette degli inglesi e dei borboni, fecero, fuggendo da Napoli e avvicinandosi verso Roma, per tutta quell'area che va da Napoli a Gaeta, su tutta la costa, e fecero depredazioni, massacri a non finire, tanto per volere completare la questione. Per quanto riguarda no, il libro... Però devo dire, no, devo dire una cosa a favore degli italiani, che tu ogni tanto dici siamo mai stati pecoroni, eccetera. Per carità, è vero. Però ogni tanto qualcuno con i coglioni si trova. E a Barbarano Romano i francesi subirono una sconfitta dalla popolazione civile, addirittura, credo, che si era messa sulle strade maestre di notte e ha riassalito i francesi che stavano, capito? Sì, beh, ma lo sappiamo, ma era la stessa tecnica, cioè la stessa situazione delle insorgenze popolari che i francesi si sono sempre trovati in Italia. Perché a fare la storia delle insorgenze, a cominciare dalla situazione del Piemonte, l'assedio di Alessandria, per esempio, no? Esattamente. È più o meno lo stesso tipo di insorgenza che c'è stato nei confronti dell'esercito piemontese degli anni seguenti al 1860. Per 10 anni c'era stata la guerra civile in questi paesi. Il bello è che non se ne parla mai della guerra civile a seguito del 1870, gli anni 1870-1880, dove era finita, diciamo, l'epopea dei cosi, dei masnadieri, dei briganti napoletani fino a Orge, no? Al generale sì. Orge, ma con la resa appunto del generale Orge al bastione importante, castello importante su in Abruzzo, non mi ricordo mai come si chiama, ancora è bellissimo quel castello, un giorno ci dobbiamo andare, che è veramente una casa matta, una fortificazione immane, enorme, una cosa, sarà un castello lungo 250-300 metri e altrettanto largo in cima a una collina. Come si chiama, porca miseria, non mi viene in mente. Vabbè, insomma, niente, da una parte finiva l'insorgenza napoletana e dall'altra cominciava quella marchigiana, umbra e ravennate e così via, no? Certo, è naturale. Beh, la storia d'Italia è una storia di insorgenze, ricordiamocelo bene. E quindi il passatore di quegli anni, no? Va bene, sì, vabbè, il passatore, ci hanno creato sopra un mito. Il passatore era un volgare grassatore. Sì, ma era uno dei tanti. Hanno creato un mito, e qui è tutto un altro discorso. È interessante comunque leggerci la storia di queste forme di brigantaggio, perché c'è stato all'epoca del passatore. Il passatore è stato reso nobile dalla poesia del Pascoli, dedicata alla Romagna. No, ma c'è stato qualche brigante, per esempio, sì, il brigante di Itri, che invece era un reazionario, era un rivoluzionario, ante litera, ma era un rivoluzionario. Come si chiama? Come si chiama? Non viene la parola. Fra diavolo. Fra diavolo, ecco, fra diavolo.
che anche lui l'hanno catturato con il tranello, l'hanno catturato i francesi. Sì, come fecero con Marco Sciarra, uguale, tradito dall'amico, dal socio. Catturato da un ufficiale francese che era il padre di Victor Hugo. Ah, questa non la sapevo. Sì. Victor Hugo era un militare di carriera e Victor Hugo si è trovato male perché è morto poco dopo nel numero infinito di battaglie e combattimenti che aveva fatto Napoleone, quindi Victor Hugo è stato adottato, mi pare, perché, sì, è stato adottato. Oh, l'altra cosa che va detta, preso sempre dal libro delle annotazioni di Maestro Titta, è che i francesi ridussero le fatiche di Maestro Titta importando la ghigliottina, che prima non c'era. Quindi il povero Maestro Titta doveva lavorare di mazzuolo, di spada, di coltello e di accetta. E di squartature con i cavalli. E quindi diciamo che l'innovazione della ghigliottina è stata molto importante, soprattutto per Maestro Titta, ecco. Ma tu hai qualcosa da aggiungere? Bisognerebbe dire che sembrerebbe che lui abbia giustiziato, fra virgolette, 514 condannati. Sì, è probabile. Adesso non ricordo nel libro, ma ci sono. Sì. In 64 anni di attività, una media mi pare di 7-8 persone l'anno. Quindi sì. in realtà di giustiziati nello stato della Chiesa non era un numero particolarmente alto. E devo dire che ho letto, diciamo, le motivazioni delle uccisioni di alcuni di questi, e per la maggior parte erano delinquenti veri, non erano rivoluzionari come Montanari, capito? È dubbiamente, tant'è vero che qui c'è scritto anche i nomi dei rivoluzionari, quello che volevo leggere. E quindi non sono tanti. Pochissimi. Non vogliamo finire queste brevi note sul funebre scartafaccio, perché era uno scartafaccio quello che è stato trovato, dove il boia annotava tutti i dati, dare e avere, i soldi che doveva prendere, i soldi che aveva speso, insomma c'era tutto. Il lugubre scartafaccio che pubblichiamo senza prendervi il ricordo dei morti per la causa della libertà che vi si trovano registrati. Eccoli. Gregorio Silvestri, impiccato a Piazza del Popolo il 18 gennaio 1800. Ottavio Cappello, impiccato a Ponte il 29, sempre gennaio del 1800. Leoni Montanari e Angelo Targhini, che noi abbiamo fatto più volte, di cui noi abbiamo fatto più volte vedere la targa, la targa commemorativa anche. Decapitati a Piazza del Popolo il 23 novembre 1825, che tra l'altro oggetto di un bellissimo film che dobbiamo sempre ricordare tra i grandi film italiani, il nome del Papa Re. Del Papa Re o del Popolo Sovrano, sono un nome così. Giuseppe Balsani della Meldola, decapitato in via dei Cerchi il 18 maggio 1833. Forse altri dei suppliziati ai quali il Bugatti assegna delitti comuni lo sono invece per i delitti politici, ma con dichiarazione esplicita di lesa maestà, egli non registra che i cinque soprannominati. Quindi lui ha registrato solo i cinque di lesa maestà, cioè i rivoluzionari, quelli che non volevano il Papa Re. E pare che bastino. L'esemplare autografo delle annotazioni è posseduto
dal signor vassallo che lo acquistò con altre carte appartenute all'ultimo direttore generale della Polizia Pontificia. Ma anche questo esemplare, come l'altro che servì alla mia precedente pubblicazione, è incompleto, poiché arriva soltanto al numero 405, cioè fino al 1° luglio 1847. Quindi nel 1947 lui aveva fatto fuori 405 persone. E poi è durato nella sua attività anche fino al 1864, se mi ricordo. Adesso voglio aggiungere queste cose. È un piccolo taccuino tascabile legato in pergamena e la differenza dell'inchiostro dimostra che le annotazioni sono state scritte volta per volta. Fortunatamente una copia completa del funebre registro, ricavata, come avvertito sulla prima pagina, dall'originale, è posseduta dal signor Giuseppe Luigioni, che l'acquistò subito dopo la morte del Bugatti, insieme con altri oggetti ad esso appartenuti, fra i quali una tabacchiera di cui diremo fra poco. In quell'esemplare le annotazioni vanno fino al 17 agosto 1864. Sì, infatti, 1864. Di un dubbio circa l'autenticità. Le annotazioni del Bugatti concordano tutte con altri documenti consimili al seguente. Nota degli emolumenti e rimborso di spese sostenuti da Giovan Battista Bugatti, esecutore di giustizia, per la giustizia eseguita in Marino il 2 maggio 1857, da Roma a Marino in miglia 15, 22,5 scudi, per l'esecuzione 50 scudi. Gli pagavano 50 scudi per aver fatto fuori due persone. No, ma il Papa poi gli dette una pensione vitalizia di 30 scudi al mese. Sì, certo. Lui è il suo assistente. Qui c'è scritto tutto. Per la giustizia eseguitasi in Montefortino il 5 maggio 1857, da Marino ad Albano miglia 4, da Albano a Velletri miglia 12, da Velletri a Montefortino miglia 12, che in tutto sono miglia 28, miglia in tutto 42, che riguardo della forza si dovette passare per Albano, e quindi a Velletri viaggio 40 scudi, per l'esecuzione 50, totale scudi 164,50. Ma tu immagina quelli condannati a morti che aspettavano che arrivasse questo. Ti immagini le preghiere che facevano affinché non arrivasse mai, che si rompesse la carrozza per strada. È facile credere come la giustizia del 17 agosto 1864 doveva essere l'ultima definitiva eseguita dal Bugatti. Egli era allora in età di oltre 85 anni, poiché ne contava 90 quando morì nel 18 giugno 1869. È arrivato giusto in tempo per non vedere l'ingresso dei bersaglieri a Porta Via. Tant'è vero che nel 1867, all'epoca di cui noi abbiamo ampiamente parlato, del tentativo garibaldino di entrare in Roma, che è finito con la battaglia di Mentana, Monterotondo trattino Mentana, all'epoca ci fu La battaglia grossa è stata fatta a Mentana. Sì, ma comunque tra Monterotondo e Mentana. In quelle colline, dove poi si è combattuto ancora, quando la colonna di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III, il figlio e altri teste di cazzo,
ottobre, settembre, 8 settembre del 43, certo. Scappando, diedero un incarico. 8 settembre del 1943. Sì. No, 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 prima, quando sono scappati da Roma. Ah, sì, è vero, era, vabbè, fine luglio, inizio settembre, adesso la data esatta non me la ricordo. Quando scapparono, diedero l'incarico alla caserma che c'era a Monte Rotondo di resistere ai tedeschi affinché i tedeschi non li raggiungessero. Ah, è vero. Ci fu anche un lancio di paracadutisti sopra Monte Rotondo, adesso mi ricordo. E ci fu uno scontro tra i paracadutisti, molto sanguinoso, che nessuno ricorda, perché dovrebbe, la gente dovrebbe ricordarsi di questa vigliaccata della monarchia, che è identica a quella che tu volevi citare prima, delle stragi avvenute sempre a causa della vigliaccata della monarchia, delle guarnigioni italiane nelle nel isole del Caneso, nell'Egeo, che, di cui nessuno storico e nessun servizio televisivo mai, io non ho mai sentito niente su questa vicenda, l'ho scoperto perché, casualmente, per conto mio, qualche tempo fa. E appunto lì nel Dodecaneso ci furono oltre 1500 morti, che si sommano a quelli di Cefalonia, quindi non era uno scherzo, è stata una cosa molto grave, anche e perché poi c'erano anche i civili che si erano trasferiti, come anche in Libia all'epoca della conquista, della vittoria sulla Turchia. Per quanto riguarda i libici, dobbiamo dire che durante l'offensiva inglese contro gli italiani, in precedenza furono fatti evacuare e tornarono in Italia questi libici, cioè questi italiani trasferiti in Libia, con gli aerei. Prima della seconda battaglia di Libia, prima dell'avanzata di Rommel, che ci fu la grande sconfitta degli italiani assolutamente impreparati per affrontare l'Inghilterra, è tutto un altro discorso. Che cosa volevo dire? Parlavamo che prima per facilitare l'ingresso a Roma dei garibaldini, fu fatto un attentato a una caserma di zuavi che stavano in Roma a difesa dello Stato Pontificio. E ne morirono una quarantina. I due attentatori furono presi e furono ghigliottinati. Ci sono le fotografie della ghigliottina di questi due attentatori. Volevo dirlo perché è stato l'ultimo utilizzo della ghigliottina, perché poi, come noi ben sappiamo, Che quando Garibaldi tentò di entrare in Roma, tentò di entrare a Monte Antenne, e quindi lì fu bloccato perché praticamente gli era stato tirato un tranello tra Monte Antenne e Villa Glori. Villa Glori, sì, certo. Tutte e due sono stati i punti dove furono bloccati. Allora, è facile credere come la giustizia del 17 agosto 64 deve essere l'ultima definitiva eseguita dal Bugatti. Egli era allora di età oltre 85 anni, poiché ne contava 90 quando morì il 18 giugno 1869. Pare impossibile che un uomo con tanti anni e tante esecuzioni addosso, perché ovviamente calcola che uno che per lavoro fa le esecuzioni non è che si debba trovare, come dire, in una condizione molto di serena, salute. Molto serena. Ma siccome l'aveva fatto per il buon Dio, per la buona Dio, che era convinto che sarebbe andato in paradiso.
conservasse ancora tanta forza fisica e morale per disimpegnare la sua parte nel tragico spettacolo. Eppure non si può dubitarne, abbondano in Roma testimoni oculari delle giustizie eseguite da Mastro Titta. Dicono che era un vecchio rubizzo e che dal suo modo di agire... Beveva, per dimenticare, beveva. Te credo, ma lì bevevano tutti, quei soldi che voleva dire. Che dal suo modo di agire sul palco traluceva non solamente la calma, ma anche l'indifferenza e quasi il piacere dell'azione. D'altronde non si potrebbe capire diversamente, no? Sì, ogni tanto, anche in quei momenti, tirava fuori la sua scatola e prendeva la tabacchiera, regalava il tabacco al condannato. Sì. E vi è chi afferma gli accadesse talvolta di offrirne una presa ai condannati, per i quali il Bugatti rappresentava almeno la consolazione del boia pratico, del boia certo. Pratico, che in quei casi è un dolore di tirare il sospiro, e si capisce e gli agiva con la coscienza tranquilla. Prima di passare il ponte, passaggio permessogli soltanto per ragioni di professione, no, perché boia, rischiava che gli facevano la pelle se entrava a Roma. Lui abitava a Borgo Pio, a via di Borgo Pio numero 2, da lì, cioè, non doveva spostarsi, non doveva attraversare Ponte Sant'Angelo. Infatti è uscito un proverbio anche. Qui c'è la conferma, manco avessi il Covid. E poi, essendo condannato al domicilio coatto in Trastevere, Mastro Titta, da buon carnefice cattolico romano, si confessava e si comunicava. Nella sua ultima esecuzione, peraltro, le cose non andarono tutte bene. La testa di uno dei suppliziati, tale Antonio Aietti, cadde dal palo su cui era stata infissa. Grande spavento e grandissimo tumulto. Cioè, questi praticamente andavano a vedere che tagliavano la testa, ma quando la testa cadeva dal palo si spaventavano, capito? Ma ce l'hai con rigore. Sì. Per questo fatto, per i suoi dissensi col garzone ciriaco Pelosi, dal quale non voleva essere accompagnato, ed aveva ragione, Monsignor Fiscale provocò il collocamento a riposo dell'illustre Bugatti. L'avvento del reggimento francese portò al Bugatti un gran sollievo, poiché gli portò la ghigliottina ed egli fecesi presto la mano al taglio della testa, supplizio nuovo per lui. Dal 28 febbraio 1810 al 28 dicembre 1813 ne tagliò la bellezza di 56. Va bene? E questo è il ricordo che noi abbiamo del Santos, del Santissimo Soglio, che qualcuno vorrebbe ripristinare. E no, ma lo stanno già facendo, per via indiretta, ma lo stanno già facendo, perché quella cloaca scoperta ultimamente delle vaccinazioni coatte, obbligate, sta per diventare una specie di genocidio, una specie di strage, di decapitazione, senza decapitazione, ma in realtà una caduta di con tanti dolori, tanti dolori al contrario della ghigliottina, con tanti dolori, perché tanto i poveri differenza. Bambini affetti da malattie provocate da vaccine soffrono. E non certo. Dobbiamo evitare che gli interessi finanziari di coloro che hanno inventato questi vaccini
sicuramente contengono anche gli interessi finanziari del Sacro Soglio, che è solito investire 99 in queste... su un milione, 99 cioè, milioni su 100. E dobbiamo tenere presente una cosa che è importante sempre ricordare. Qui non ce l'ho, ma insomma, che il Sacro Soglio è sempre stato interessato in queste, in questi investimenti. No, ma dovremmo andare a investigare qualcosa che non abbiamo più fatto sul perché esiste un Sacro Soglio anche a Magonza. Mainz, a Mainz. Va bene, cioè, ma a Magonza sappiamo che a Magonza sono successe delle cose disdicevoli per il Sacro Soglio. Vabbè, io con questo concluderei ricordando agli amici, se lo vogliono ricordare, che abbiamo qui una pagina di un numero di Nexus, della rivista Nexus, edizione italiana di giugno-luglio 2016, 4 anni fa. Uh-huh. Con un articolo che vi voglio far vedere, che cioè non posso farvi vedere, ma lo voglio leggere il titolo perché è importante e ci spiega tanti atteggiamenti. E che cioè il numero dei bambini scomparsi tra i migrantes arrivati in Italia senza famiglia. E che siccome a pensar male, come diceva Andreotti, di cui sappiamo le provenienze religiose, di cui è stato ovviamente un fedele esecutore, dove diceva che a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca, dispersi oltre 10.000 bambini profughi, secondo Europol, non lo diciamo noi, lo dice Europol, e chissà che cosa spingeva e spinge a tutt'oggi l'interesse di tanti preti, vescovi, arcivescovi, cardinali e pretonzoli di periferia nella salvaguardia e nella chiamare a sé questi migrantes. Chiaro, 10.000 bambini di cui non si sa che fine abbiano fatto. E poi ci sono quelli che si stupiscono che nei vaccini ci siano alluminio, mercurio e altro. E qual è l'altro? Arsenico. Alluminio, arsenico e mercurio in particolare. Glicerina ricavata da? La centa. No, a che pazienza. No, dove? Non lo so. Ricavata da feti abortiti appositamente. Ah, vabbè, mi ricordavo male, ma era inerente. Come emulsionante c'è corpo umano, tant'è vero che giustamente noi dobbiamo registrare tra le varie ritualità di queste persone i sacrifici infantili, come ci insegna la Sacra Bibbia. Sacrifici che vengono sistematicamente ripetuti con la scusa della scienza. Della ricerca scientifica. E che, vedi caso, sono appunto utilizzati con la scusa che servono per salvare la vita, come qualsiasi sacrificio tra quelli che faceva abitualmente il padre Adamo.
Abramo, scusami, quando stava per sacrificare il figlio, che fu fermato da un dalla mano del Signore. Va bene, e con questo direi che per questa sera la nostra chiacchierata l'abbiamo terminata. Abbiamo raggiunto i 50 minuti, abbiamo, diciamo, tolto un sacco di tempo agli ascoltatori, ma siamo, diciamo, soddisfatti, perché penso che abbiamo raccontato, diciamo, scenari di storia o di cronologia storica poco conosciuti, per poco comprendere conosciuti gli eventi e per capire la politica. Certo, volutamente molto poco indagati dalla storiografia ufficiale. Vabbè, ci sentiamo alla prossima. Ciao Giorgio, a domani. Ti saluto, ciao. Buonanotte. Ciao. Chiudi. Chiudo.